Nel fine settimana a Resuttano si è tenuta la prima gara della torta, dove i cittadini resuttanesi si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di miglior torta, torta originale e torta sfiziosa. La gara è stata organizzata dalla Proloco di Resuttano con il patrocinio del comune. L'evento è coinciso con la giornata nazionale delle Proloco. Per loro missione, le Proloco si impegnano al 100% per valorizzare e animare il proprio territorio, promuovere i prodotti tipici, tutelare e salvaguardare le tradizioni, un'azione quotidiana contrassegnata da un viscerale amore per la propria terra. Festeggeremo la giornata nazionale delle Proloco il 9 luglio facendo una gara di torte con la dovuta giuria presieduta da Lillo Di Fraia, Ottavio Miraglia e un altro signore che non è potuto essere presente per motivi familiari. Sarà premiata la torta migliore, la più originale e la più sfiziosa, diciamo. Poi si seguirà la degustazione delle torte e seguirà lo spettacolo formato dal duo Melody che allieterà la serata per trascorrere una serata insieme con la comunità resuttanese. 9 luglio, festa nazionale delle Proloco, più di 1.000 Proloco in Italia hanno aderito a queste manifestazioni, in Sicilia siamo più di 100 che aderiamo, nella nostra provincia siamo in 12 Proloco con varie attività, esempio Vallelunga camminare è verbo barra è congiunzione vivere, e il palio delle torte a Bonpensiere, apertura del museo a Mazzarino, apertura delle Proloco, facciamo conoscere delle mostre fotografiche in altre località. Resuttano questa bella realtà qui questa sera con il palio delle torte, bellissimo, premiati e visionati. E diciamo pure sanzionati con un bellissimo giudizio dai grandi maestri della pasticceria nissena, famosissima nel mondo. Parliamo di Rollò, parliamo di cannone, mi ricordo a settembre il record nazionale mondiale del cannolo più lungo. Stupenda, una bellissima serata. Un applauso sicuramente meritano i volontari delle Proloco, perché noi Proloco siamo volontari, quindi senza scopi di lucro, associazioni non profit, coordinati dall'Umpli, l'Umpli nazionale. Presidente dell'Umpli nazionale è un nostro corregionale, Nino La Spina, che si trova in Friuli Venezia Giulia oggi per una grande manifestazione sempre a tema della giornata nazionale delle Proloco.